potete supportarci tutti i giorni sia nel negozio oggetti di Battaglia Reale che su quello di Salva il Mondo utilizzando il codice RIGHE. Non dimenticatevi di aggiornarlo ogni 15 giorni e detto questo, buona visione! E bella a tutti ragazzi, Quarin che vi parla e bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo. Oggi siamo qui con veramente un video speciale perché oggi andremo a vedere un account molto ma molto particolare, pieno ma veramente strapieno di armi legacy, ma non armi legacy craftate che provengono anche dai suoi progetti, ma specialmente di armi dei suoi progetti. Quindi armi veramente particolari, tra cui Nocturno Legacy, ma prima like e iscrizione se volete supportarci, se volete fare anche una piccola donazione potete farlo dal link di PayPal che trovate nella descrizione e mi raccomando entrate nei nostri link di Telegram e seguite i nostri Instagram dove postiamo le nostre armi uno a uno, trovate tutto nella descrizione, basta che cliccate i link semplicemente. Per il resto andiamo direttamente a vedere il video di oggi, non vi abbiamo ancora portato un nuovo amplificatore perché aspettiamo domani che ve lo portiamo e poi il giorno dopo parte 5 ragazzi, o meglio parte 6 scusatemi, della storia di Salva il Mondo, la sesta missione, e poi continueremo ovviamente per questo programma dove vi porteremo ovviamente alternate tutte queste cose tra armi, endurance e storia di Salva il Mondo, ovviamente ogni sera live, ovviamente le decidiamo direttamente quando startiamo. Quindi andiamo subito a vedere le armi di oggi, o meglio i progetti, per poi andare a vedere anche deposito e zaino. Allora, oggi non andremo se non dentro a Pietralegno, visto che è la prima volta che ci entro, però andiamo prima a vedere i progetti, poi vediamo le armi dello zaino. Vedete già che quelli tra i preferiti sono i migliori, ho messo tra i preferiti quelli fondati. Questo è un mio account di un po' di tempo fa, e si parla di un anno fa, l'avevo comunque rivisitato tutto e potenziato un po' le armi. Allora, abbiamo Tamburo Battente Fondatore Legacy, ecco, molto figo, tra cui ovviamente le altre armi fondatore, il Notturno. E voi direte perché ancora potenza bassa? Perché piano piano voglio fare tutte le potenze del Notturno, sono tipo 50 armi diverse, il punto che mi serve spazio, dobbiamo prima far salire gli altri account per poi metterli tutti su uno solo. Poi continuiamo, vedete che abbiamo un sacco di armi. Colpo rapido fondatore natura, e di questi progetti comunque fondatore ne avremo tipo 10 diversi, sempre comunque la stessa arma, 10 tamburi e così via. Se voi provate a ricombussolare un'arma del genere, vi uscirà semplicemente normale. E questo vale per tutte, ma tutte le fondatore, o meglio, il notturno vedete vi esce normale. Poi abbiamo visto il colpo rapido normale, il tamburo battente vi uscirà sempre normale. Masamune ragazzi, normale. E poi ovviamente abbiamo anche le altre armi, abbiamo il decostruttore che è sempre fondatore, vedete Energia Legacy, che uscirà normalissimo. Ci sono ovviamente anche le versioni viola, che però in questo caso escono con slot libero, quindi molto figo. Infatti faremo delle versioni ricombussolate per forza, visto che ne abbiamo tanti di progetti di cose comunque fondatore. La rivolta solita, la rivolta ragazzi, non può esistere di altri elementi legacy se non natura, perché è l'unico elemento che può avere, però ricombussolata certo con elementi diversi ma con un slot libero, quindi 4 al posto di 5 perk, veramente figo. Ma la particolarità della rivolta è che la rivolta c'ha 5 perk di suo più il bonus, e ragazzi questa cosa qui è una cosa che altre armi normali viola non può avere. Che cosa? Il bonus non possono averlo le armi viola, non possono averlo se non la rivolta. Poi le armi blu ragazzi, guardate, le armi blu tipo fondatore hanno anche il loro slot libero, e questo c'è, vale per tutte queste che sono tutte le fondatore esistenti. Poi ragazzi abbiamo anche altre, guardate, abbiamo soffio del drago, tutte armi comunque del set del drago. Poi abbiamo armi del set militare, vedete, balestra, ground pounder e così via, armi fondatore che escono dai lama, che sappiamo tutti che le armi fondatore ora come ora gli escono comunque normali e non più con il perk del bonus in cima. È una cosa che hanno sbagliato, e chi ce le ha comunque come i tempi, non è che valgano qualcosa, però valgono sicuramente più di quelle normali di tuttora. Guardate pure questo ha dei perk stupendi, tutti probabilità di critico, e questa non la tocco, veramente bella. Poi vedete tutte le armi comunque di set vecchi, questa è set al neon ragazzi, bellissimo, fucile di precisione al neon legacy, molto figo. Fucile assalto all'Argon Legacy, poi abbiamo la pistola al Krypton, guardate, pistola al Krypton, molto bella, e veramente ce ne sono un sacco. Io ogni volta vedo sempre facendo modifica vantaggi se esce qualcosa tipo, che ne so,
se esce tipo perk bianchi, perk verdi, tutti, un po' come i progetti che abbiamo sul principale. Poi c'è il lancia uova di Pasqua, molto figo, che se lo ricompulsionate vi uscirà normale, quindi se avete un progetto del genere non fatelo. Ah, il lancia uova può avere tutti gli elementi, sia chiaro, mettiamolo in chiaro. Se prendiamo l'ascia di guerra qui, il lancia uova può avere tutti gli elementi, tutti tutti, dal primo all'ultimo, se è normale, se è legacy solo energia. Poi cosa abbiamo di figo? Abbiamo la Bang Bang Legacy, altre armi del drago, trapassa laser legacy, lanciatore nobile. Il lanciatore nobile può essere solo così legacy, se provate a riconsolarlo vi uscirà normale. Al penultimo bonus, e non è in fondo, ma vedete che è il penultimo, molto particolare, comunque gli manca un perk lo stesso, perché dovrebbe averne 5 più bonus, invece ne ha 4 più bonus. E questi ragazzi sono i progetti, ma ce ne sono anche altri, tanti tanti altri. Pure di trappole legacy, ma veramente ce n'è una marea, guardate, tanti. E specialmente anche dentro il registro raccolta, perché è pieno, cioè, guardate, ce n'è veramente tante, guardate, veramente belle. Poi lo andremo a vedere poi con calma, ma sicuramente avrete visto l'inventario e il deposito, oltre che comunque vedete, qua ci sono anche armi normali, questo è senza elemento, trapassa laser, io questi poi piano piano li farò craftare, armi esplosive, cioè pieno, ma veramente pieno di tutto quello che potrebbe servire. Guardate, un'altra bang bang ma senza elemento, ci sta. Ma sicuramente volete vedere anche l'inventario del deposito, quindi ci rechiamo Pietralegno, che è la prima volta che ci entro. Vediamo un po' che cosa di fico anche in base, visto che comunque è vecchia, ma proprio vecchia, tutto quanto l'insieme tra account e progetti. Eccoci ragazzi, ci troviamo in base, come vedete, trappole, mica trappole, pieno di cose. Vedete comunque, ecco, proprio rimasta così, proprio la base come era all'inizio, guardate. Infatti ancora gli scudi da fare, veramente è un sacco di cose da fare. La base qui buildata, diciamo, fortino, posti difensori vari, strutture da potenziare. Non vedo strutture vecchie, cioè che abbiano preso danno, perché mi sa che perché ora comunque sappiamo che con una piccolata vanno giù, ma ai tempi si poteva anche non buttare giù subito il muro, ma piano piano, creando con le strutture al 3 veramente cose veramente particolari e molto belle, tipo strutture di ferro con uno di vita, che sembra un po' più di vetro. Cioè, qua una volta c'era una cesta, per chi se lo ricorda. Quindi ragazzi, vediamo un po' le armi che abbiamo all'interno. Veramente sono curioso, visto che ci sono anche armi che... ci avevo messo anch'io, ma non mi ricordo, tanto tempo fa. Abbiamo, eccoli, quelli che vi dicevo, i notturni con potenze dalla prima all'ultima, ma per ora abbiamo fatto 4 diversi e basta, perché abbiamo al 18, al 20, al 21, al 23. Poi ci sono pure i lanciatori nobili, stessa cosa. Poi verranno fuori 50 armi di ognuno, ma perché questo? Perché sono proprio un'arma particolare ed è giusto che venga fatta di più versioni. Prossimo, diciamo, obiettivo è trovare sicuramente il progetto del lanciapalle di Neve Legacy e anche del Frostbite, perché comunque si possono fare versioni di Midcraft stupende. Poi ragazzi, tutte le armi, guardate, questi sono tutti diversi, non ce n'è neanche uno uguale, e specialmente nel deposito ci sono 20 progetti del drago diversi, leggendari, con tutti perché Legacy diversi, guardate, eccoli, abbiamo progetti del drago, da qua partono e sono tutti, guardate, questi ricombussolati con perchi diversi, guardate, tutti diversi, dal primo all'ultimo sono più di 20, buttando pure quelli viola. Guardate, anche qui nell'inventario ce ne sono altri 106, guarda, non finiscono più. Poi vabbè, il classico duped, purtroppo, full vita, pure l'avevamo duplicato pure full vita, guardate, è uscito il drago acqua. Armi classiche che avete anche sicuramente visto anche voi. Ad esempio, i progetti in Hydra ne abbiamo tipo tre diversi, uno si può anche... no, tutti si lasciano così. Qua abbiamo armi normali, sono armi verdi normali, non hanno praticamente valore. Però vabbè, anche qui questo è normale. Però cosa abbiamo qui ragazzi? Abbiamo, vedete, tutte armi legacy, tutte lama tempeste diverse, va. Lama spettrale... al 104, bella. Oh, 104.
Questa qua è una gun perk, ragazzi. Questa è una gun perk. Non so perché ci fa. Che cosa ci fa qui? Non lo so. Doppio perk viola, due verdi. Cioè due blu, uno verde. Poi ovviamente andrò a verificare se uno ha uno o meno tramite la lista che è stata creata su queste armi. Poi vedete, c'è un sacco di cose. Andiamo a vedere il deposito. Nel deposito andiamo su armi assalto. Abbiamo, partendo dal basso, armi senza livello, che queste, sia chiaro, queste qui senza livello che ho tirato fuori sono armi che non hanno alcun valore, provengono dalla campagna di Pietralegno. Quelle che vi abbiamo mostrato nel video delle armi senza livello idrauliche lì sono armi che ha voglia se ne hanno di valore, perché sono armi che non sono parte della campagna del gioco, specialmente non sono fondatore, ma sono evento addirittura, cosa molto buona. E da dove escono non lo sappiamo manco. Sono armi beta, molto vecchie, molto vecchie. Continuiamo andando in su, vedete, abbiamo tutte le armi del set del drago. Qua c'è il set del drago e mi ricordo che ce l'avevo sul principale, poi abbiamo spostato qui perché mancava lo spazio. Tuttora manca spazio, però un po' di meno, tipo 10 spazio ancora. Però vabbè, andiamo a vedere le spade. Tra le spade abbiamo lame tempeste, apocalissi, quindi ok, sempre armi del drago. E poi ci sono tipo questa. Questa qui è un'arma da Stormchest. Questa qui è al 40. Non ha perk, non ha niente, è al 40 e viene dalla Storm. Perché l'abbiamo tenuta? Perché idraulica è un evento, è un'arma evento. E sono nettamente più rare delle armi normali. Ecco, chiariamo. Ci sono anche armi legacy che sono più rare di quell'evento normali, però per il resto abbiamo sempre armi di altri eventi. Poi ovviamente se volete vedere altri account dove ci abbiamo all'interno altri progetti diversi, come abbiamo fatto con un altro account che vi abbiamo mostrato, basta lasciare like e iscrizione, siamo verso i 26.100, manca poco. Stasera saremo in live e poi vedrete poi cosa durante comunque lo svolgimento della stream. Tipo ieri abbiamo scambiato, abbiamo fatto remitici, abbiamo visto un sacco di armi. E veramente grazie ancora di tutto quanto, del supporto che ci date durante le stream, perché siete veramente contenti e lo siamo altrettanto noi, grazie di cuore. E niente, qui da Ricky tutto, bella regà, grazie della visione, preparatevi domani, parte 4 dell'Endurance di Montespago.